non so se la posso uccidere. Ah, Haruski, Alakash, Balakalabika. Vieni qua, Marrano. Ora vediamo chi è più forte. Oh, oh, dove andrà? Sei proprio scherzo. Forse se me lo chiedi, per favore. Ehi, hey, gente, questo io do il benvenuto su Kaya con una puntata di Kingdom Come Deliverance. Siamo qui, ragazzi, dopo aver battuto il signorino Hanskapun nell'ennesima sfida. Questa volta a caccia per le montagne. Per le colline, in realtà. Una foresta collinosa. Così. L'abbiamo battuto a caccia di lepri e adesso ci eravamo lasciati dopo aver cercato di uccidere un cinghiale. Lui si vantava, tanto riesco a ucciderlo con una freccia. Il cinghiale era caduto a terra, ma colpo di scena, non è bastata una freccia a buttarlo giù, proprio come il nostro Hans aveva suggerito. Quindi adesso dobbiamo trovare Hans, che sicuramente sarà in pericolo. Pollo con me, è un rampollo, ragazzo. Non so cosa significa rampollo, però c'è pollo nel nome, quindi mi sembra diffamatorio. So cosa significa rampollo, è solo che so fare battute pessime. Mi guarda da più tempo, lo sa. Quindi adesso cerchiamo Hans. Ah, eccolo qua. Cerchiamo Hans perché secondo me sarà stato aggredito dal cinghiale. Gli dovremmo salvare la vita e ci sarà riconoscente per il resto della sua esistenza. Questa è la mia idea. Il fatto è che vorrei cacciare anche le lepri. Dicevo, il fatto è che Hans credeva che sarebbero bastate arco e frecce per uccidere un cinghiale, mentre il nostro amichetto protagonista è Henry. Non mi ricordo il cognome di Henry. Forse ai tempi non c'era il cognome, non lo so. Comunque Henry aveva suggerito: ehi zio, guarda che è una bestia gigantesca, si utilizzano le lance. Lo ha voluto fare per i fatti suoi. Infatti adesso il cinghiale è scappato e noi dobbiamo cercare sia il cinghiale che l'altro maiale. Il maiale porco nobile. Sto maialetto. Il fatto è che lui è a cavallo, io sono a piedi, sto figlio di Androcchia. Devo correre con un arco in mano cercando di capire dove posso trovarlo. Ma secondo me gli salveremo la vita, ne sono sicuro. Lui ci sarà riconoscente per il resto della sua esistenza. Già ha iniziato a trattarci bene, per carità. Il fatto è che ha cambiato maniera e si vede che comunque sta maturando. Certe cose le riconosce. È solo che è ancora un pochino immaturo. Un pochino tanto immaturo, Ma c'è del potenziale in lui affinché diventi un vero nobile come si deve. Un uomo saggio e onesto e soprattutto giusto. È solo che adesso si crede troppo superiore rispetto alla gente che governa, il che ha senso, per carità, però non prova empatia per il popolo che governa, non si immedesima nelle loro sofferenze e non cerca di migliorarle affatto. Come per esempio le vicissitudini che ci racconta, dove lui dice che vengono sempre a lamentarsi da me. Beh, se non si lamentano da te, se tu non sei giudice, da chi devono andare? Dimmelo un po', signorino Hans Capone. Al Campone. Dov'è? Ah no, mi sono allontanato fin troppo. Ma dove cacchio è sto tizio? Stavo correndo per i fatti miei, apparentemente. Ma credo di essere passato per la zona di influenza. Ci fosse almeno, voglio dire, non un'area approssimativa, più o meno. Indicami dove cazzo è. Perché questo non serve a niente, non ci sto capendo la cippa. Se posso dire la mia. Sono passato di qua prima, guarda, coniglio. Vi ricordate il richiamo del coniglio che vi ho insegnato nella puntata precedente? Ci ha permesso di vincere la sfida contro Hans. Non lo dimenticate mai. Quindi se verrete a caccia sulle montagne di Kingdom Come Deliverance, ricordatevi il richiamo del coniglio. Vi servirà. Spero vi porti fortuna, ragazzi miei. Spero vi porti fortuna. Ma dove cacchio è? Di qua sono passato, ne sono sicuro. Di qua? Una roccia. Non, sembrava un cinghiale. Così al volo, ma è una roccia. No, lui è andato di qua. Non credo che sia. Infatti, non credo sia di qua. Devo andare di qua. Dritto di qua. Secondo me è andato in quella direzione. Allora, se siamo andati di giù non ha funzionato, siamo andati di là non ha funzionato, di su non ha funzionato, allora sicuramente la quarta è la direzione giusta. Salve signor coniglio, ma considerando quanto sono lenti, secondo me riesco a prenderli con le mani, sai. You are my friend now. We are going to have some tacos later. Ratto di campagna. Dov'è Hans? Caccia al capriolo. Così si chiama, hai scoperto caccia al capriolo? Non so, quanto vale la carne di capriolo? Penso tanto. La carne di cervo sembrava piuttosto dindirinnosa. Il fatto è che non ho un cavallo, purtroppo, per trasportare un cervo. E come potete aver ben visto nella puntata precedente, ho preso due cervi ed ero già sovraccarico a bestia. E quindi non potevo... Eccolo là, marrano! È lui, vero? Ah no, è un viandante questo. Maledizione. Posso ucciderlo? Se un viandante viene ucciso in una foresta, lo sentiranno? Lo sentiranno gridare?
fa rumore. Ah, sono già andato troppo lontano. Ma che cacchio, dove cacchio è? Ma Hans, dove cazzo ti nascondi? Marrano! Io non lo so, sto tizio. Sarà caduto in un fosso. E sarà successo. Salta! Salta! E poi guarda il lato positivo. Correre come un cretino aumenta la mia... aumenta la mia capacità di... come si dice? Di vitalità. Non so se vitalità significa anche vita aumentata, ma... aumenta la mia vitalità. Mi chiedo se... ora mi viene il dubbio. Vi ricordate che io avevo affrontato un brigante all'inizio del gioco, che mi ha saccagnato con due botte di randello. Mi ha tirato due randellate e mi ha buttato KO. La domanda che mi viene adesso spontanea è... avrei potuto batterlo? Un po' come i boss su Dark Souls, avete presente? Ed è sparito di nuovo. Un po' come i boss su Dark Souls, no? Che ti dà la scena alternativa, magari lo batti. Ah, lo sento gridare! E dentro quella capanna, c'è una capanna? Ah no. Eccolo qua, l'abbiamo trovato! C'è un altro accampamento. What? Oh! Cumani, cumani, sono cumani! Dov'è? Come salva Hans Capone? Sono cumani, ragazzi. Oh, madonna mia. Sono cumani, vero? Prendi la spada. Prendi la scheggia. Prendi la scheggia, tanto io sono bravo. Non so se la posso uccidere. Ah, Haruski, ala, gashbala kalabika! Vieni qua, marrano! Affrontami! Tu hai trovato un medico per i tuoi denti! Oh, è cattivo. È da solo, dite? Ah, ah! Oh, mi ha colpito. Non ci vedo! Ah, bastardo. Vieni qua, saraceno marrano! Tu hai trovato pane per i tuoi denti. Oddio, c'è un arciere. C'è un arciere, dobbiamo tenercelo così. Ah, bastardo maledetto. Non lo vedo. Non ci vedo un cacchio. Oh, un attacco dall'alto, attacco della viverna. Oh, maledizione, la viverna non ha funzionato. Bellissimo, è ora di crepare. Su. Ah, aspetta, ma non avevo sbloccato una combo. Ah, ma era solo per l'arma. L'arma fighissima. Bellissimo, brutta idea caricarmi così. Non sai quanto sono pericoloso? Non sai quanto io sia pericoloso? Non mi ha colpito in punti vitali. Ah, rano che non sei altro. Ah, bastardo, è più veloce di me con quella sciabola. Vediamo. Sei stato affrontato. Bastardo. Oh, oh. C'è l'arciere, cacchio. C'è l'arciere, cacchio. Bonki, sbada Bonki e spara Bonki. No, è troppo forte. Senti. Bastardo? Bastardo a tua sorella lo dice, ok? Bastardo, è velocissimo con questa sciabola. Marrano maledetto. Bonki. Suino. Ok. Ma che c'è questo scudo? Non so come anticiparlo. Fregato. Ah sì, alla fine basta aspettare che lui faccia l'attacco e gli fai l'affondo, no? Oh, oh! Come mi ha colpito prima lui? Questo sta barando. Sta palesemente barando il tizio. Vieni qua! Vieni qua, saraceno, che non sei altro! Sì, è vestito come un saraceno, perché il cappello punta solitamente era dei saraceni. Oh! Oh sì! È quasi, quasi caduto! Ma come fa ad essere più veloce di me? Con gli attacchi, sto suino. Colpito! Sei è un cumano! È veramente un cumano. Dov'è l'altro? Ah sì? Devi essere più forte di me con l'arco. Aspetta, aspetta. Ora vediamo chi è più forte. Oh, oh, dove andrà, dove andrà, dove andrà? Sei proprio scarso. Tieni qua, bello. Pupi! Oh, cazzo. Dove andrà, dove andrà, dove andrà? Oh, 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 oh! Pupi! 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 Sei da pippa, sei. Tieni qua, bellissimo. Aspetta, aspetta che miro. Oh, 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 qualcuno si è fatto male. Io ti sei fatto male, piccolo bimbo. Tieni un'altra, va. Io ti fa male? Sai cosa? Ha pochissima vita sto tizio. Vediamo di picchiarlo per bene. Fatti sotto, marrano! Ha pochissima vita, veramente. Fatti sotto, marrano! Mi ha colpito un altro. Oh, ho una freccia nel petto. Aia. Come ha fatto a scoccarla? Aia. Aia. Aspetta, saccheggia. Bendaggio, calotta, calzabraca. Dammi tutto, va. Dammi tutto, figlio di puttana. Dammi tutto. Non mi interessa quello che hai. Freccia lacerante. Spada da cavaliere. Da caccia da cavaliere. Tunica cumana. Guanti di pelle. Proprio giusto. Dammi tutto, zio. Impossibile scattare, non è un problema. Guarda i caprioli che si stanno divertendo lì. Dopo che ho ucciso i cumani. Si stanno divertendo. Aspetta, Hans, che qui c'è tanta roba. Orecchio cumano. Va bene. Va bene. Tunica cumana. Due monete, ma me le porto con onore. Vediamo se il suo equipaggiamento vale qualcosa. Beh, sicuramente la mia tunica imbottita non è ben messa, Non è affatto ben messa. Però il suo elmo è migliore del mio. Il camaglio sicuramente mi dona, in quanto non ho niente. Cappello punta non è più rubato. Non è più rubato. Collare nobiliare. Credo che sia al posto del camaglio lì. Qual è migliore? Secondo me questo è meglio. Cumano leggero, cumano leggero. Questo è meglio. Guanti. Fasce solettate, no grazie.
guanti di pelle, dammi qua, fratello mio. Tunica cumana gialla. Sarà migliore di quella che indosso io? Credo di sì. Ma, ah no, io ho la tunica imbottita. Ok, c'è qualcos'altro che posso indossare? Questi stronzi non avevano mezza armatura. Cioè, alla fine erano solo dei rompiscatole. Maledetti. Maledetti. Non riesco a correre comunque. Ah, la freccia è sparita, alla grande. Ecco come guarire dalle frecce infilzate. Cambia l'equipaggiamento. Arrivo, Hans, aspetta. Spero che abbiano un cavallo, sti marrani, almeno. Ah, ma è legato all'albero, sto cretino. Allora, non è divertente? No? Forse se me lo chiedi per favore. Madonna, l'hanno dissanguato. Se me lo chiedi per favore potrei aiutarti. Marrano. Ma guarda te. Allora, ricordati a chi devi dire, il nome di chi devi dire. Per una promozione, eh? Aspetta. Coraggio, Harry! Ti ho appena liberato. Che cazzo vuoi di più dalla mia vita? Mamma mia, sei proprio un peso morto, sei. Questa non è una sacca di monete. L'avevo vista nella scena, pensavo servisse a qualcosa. Maledizione. Freccia lacerante. Bastardi, usavano le frecce laceranti. Volevano proprio uccidermi, sti marrani. Volevano proprio farmi del male. Non c'è una cesta. Oh, c'è una cesta. Una cesta con un grimaldello. Non ho un grimaldello. Non possiedo un grimaldello. Maledizione. Dormi e salva. Non possiedo... Anche qua ti serve un grimaldello? Senti, amico, non è che hai un grimaldello? Qualcosa? Anche lì il grimaldello non è... Dovrei comprarlo. Allora? Ah, ci devo parlare, semplicemente. Cretino. Farò forgiare un busto di bronzo con le tue sembianze, amico mio. Al solito, raccoglievo bacche, mi sono scolato un bicchiere, ho schiacciato un sonnellino. Tu sei pazzo! Per poco non mi facevano un arrosto spiedo. A me sembrano più propensi a cogliere il fiore della vostra vita. Attento, spalla le tame. Ti sembra forse il modo di parlare a un nobile? Non mi sembrate molto nobile. Vi chiedo scusa, signor. Scusatemi, signor. Credo che scherzasse soltanto. Sono solo lieto che stiate bene. Ti sto prendendo per i fondelli, babbeo. Grazie per avermi salvato. Quella ferita non ha un bel aspetto, Sir Hans. Hai ragione. Quei porci cumani mi hanno conciato per le feste. Il mio dannato cavallo è fuggito via. Mi affido a te per tornare a casa. Dobbiamo andarcene prima possibile. Chissà quanti altri banditi si girano per queste parti. Da queste parti. Andiamo dunque. Per oggi ho vissuto fin troppe emozioni. Il suo cavallo è scappato, maledizione. Ah, andiamo a piedi, alla grande. Meno male, penso di dover camminare io. Meno male, perché comunque ho l'inventario carico, perciò se mi salvo con una scena e mi porto direttamente in città, mi posso liberare di tutto l'eccesso extra di oggetti che ho. Sarà stupendo. Dimmi che vi porti in città, fratello mio. Stai caricando una nuova regione, lo vedo, perché ci sta mettendo un po' a caricare. Sta sicuramente caricando una nuova regione. Fai che sia la città, fai che sia Rattai. Ti prego. Fai che sia Rattai, fai che sia Rattai. Ah, sì! Alla grande! È Lord Capone! Venite, veloci! Tu, aiutalo! Poi? Sta bene, su via, dai. Poteva andare peggio. Pensavo che magari durante il salvataggio sarebbe arrivato qualche altro cumano a bloccarci la strada, no? Perché avrebbe capito che lui è un tizio. Però non avevano capito, che lui fosse un nobile. L'hanno solo catturato, chissà che cosa volevano farci con lui. Solo torturarlo, divertirsi. Perché i cumani sono per l'appunto dei selvaggi. E è proprio vero che loro si divertivano a uccidere semplicemente e a torturare le persone. Perché comunque il popolo europeo non lo vedevano proprio come esseri umani, ma più che altro come prede. E loro, come ben saprete, erano cacciatori a cavallo, molto esperti con l'arco. Però questi non c'avevano il cavallo, maledetti. Hanno fatto scappare il cavallo di Capone. E non c'avevano un loro di cavallo, purtroppo. Dai, dove sono i miei ringraziamenti? Dov'è la mia medaglia? Questo è stato in coma a lungo. Per aver subito... Oh! Salva Ser Capone dai cumani! Avevo disabilitato gli achievement per un attimo, non so come mai. Mi dava fastidio questa notifica, qualcosa, non lo so, l'avevo disabilitato, non mi ricordo neanche di averlo fatto. E quindi tutti gli achievement che ho ricevuto, li ho ricevuti passivamente. Ora almeno, giocando la storia, sentirete ogni cosa che farò. Tling, tling, tling! Più che altro, credo di averla disabilitata per aver fatto un no commentary, e quindi sentire il tling, tling di un gioco mi dava fastidio. Adesso non mi ricordo cosa, però. Com'è possibile, Razzig? Quei bastardi osano fare gradassi a meno di un miglio dal castello. Dovremmo inviare d'altre ronde.
Non servirà molto, Anush. Anche avessimo un'armata 10 volte più estesa, non riusciremo mai a setacciare ogni folto di questa regione. Ho fatto chiamare, signore? Entra pure. Non so come ringraziarti, Henry. Senza il tuo aiuto, Hans sarebbe morto. E pensare che ti ho mandato a caccia con lui per punirti. Ho solo fatto il mio dovere, signore. Mando la modestia. Giovane Henry, hai dimostrato coraggio e lealtà nei confronti del tuo signore. Per questo ho deciso di assumerti al mio personale servizio. Signore, io vi ringrazio, signore. Ora festeggiamo la tua promozione e la guarigione di Sir Hans. Su, non stare lì imparato, ragazzo. Prendi un calice. Alla grande, quindi faremo cin cin con il vino. Uscirò ubriaco da questo evento. Mi dispiace interrompervi, signore, ma porto un messaggio urgente. Che succede ancora? È arrivato uno stalliere da Neuhof. Afferma che i briganti abbiano attaccato le scuderie questa mattina. Ci sono morti e feriti. No, sarà coso! Questo è polacco. Cos'è successo esattamente? Non lo so. Il ragazzo era così scosso che riusciva malapena a parlare. Ho riferito che i banditi uccidevano per puro diletto. Mi dispiace, signore, ma il vostro vassallo Smil è morto. Chi ha osato? Chi sono i responsabili? Non lo sappiamo, signore. Ma lo straniero era borbottato frasi sconnesse sul capo di quei mostri. Prendete più uomini necessari e non tornate finché non avrete trovato quei bastardi e portami le loro teste. Secondo me è stato pelatone. I uomini sono anche a vostra disposizione, Hanush. Grazie, amico. Signore, permettetemi di andare con loro. Il loro capo deve essere uno degli uomini che hanno attaccato Scalica. Non possono esistere due giganti simili in tutto il regno. E lui? Credi che potrebbe avere ancora la mia spada? Un soldato in più potrebbe tornare utile, giusto, capitano? A vostra parola, legge, signore. Quanto contate di partire, Bernard? Appena la prima luce, saremo pronti, signore. D'accordo, aspettate Henry nel cortile. Procurategli un cavallo. Un cavallo? A lui? È la sua ricompensa per aver salvato Sir Hans. Ne avrò bisogno. Grazie, signore, grazie. Mi daranno un mulo. Sarò Sancho Panza del Medioevo, della Boemia. Ok, non ti deluderò, signore. Però aspetta, prima di darmi un cavallo, permettimi di vendere tutta la roba, grazie. Sarebbe molto comodo. Vero? La caccia ha inizio, quindi andremo a caccia di Pelatone, quello che ci ha randellato due volte e siamo caduti KO. Quello avrà tipo un centinaio di forza. Mi chiedo ancora, veramente, secondo voi era possibile battere il tizio? Partita salvata? Dove cacchio sono? Dove cacchio sono? Non sappiamo molto dell'accaduto. Solo quello che ci ha raccontato il saliere. Saltate in sella e preparatevi a partire, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo raggiungere quelle canaglie. Non posso correre, ciao Alabardiere. Ora sono importante, signora Alabardiere. Ah, scusa, ho sbagliato. Scusate, continuate a bere, non rompete con gli occhi. Continuate a bere. Ciao, bellissimo. Fate come se non ci fossi. Come si scende da sto posto di merda? Ragazzi. Hai ragione. Scusami. Ah, le scale erano qua, mi sa. Maledizione. Sì. Non riuscivo a trovare l'uscita, raga. Ma, signor Bernardo, voglio dire, quelle persone sono già morte. Potete aspettare un secondo che vado a vendere la... Magari posso mettere la roba sul cavallo. Aspetta un attimo. Che diavolo stai facendo? Non lo so, qual è il mio cavallo? Cavallo di Bernard? Peebles. Pietro Lune. Pietruzza. Mi piace. Ah, devo parlare con lui. Però sarà lui, Peebles, sarà lui il mio, Peebles. Possiamo andare? Sei pronto? Possiamo andare. I'm ready, Captain. Credo che abbandonerò un po' della mia roba. Bene, finito il coso, seguimi. E tieni la bocca chiusa. Non so cosa abbia visto in te, Sir Razzi, che francamente non mi interessa. Ma se vuoi cavalcare con i miei uomini, tieni le orecchie aperte. Sì, signor. Yes, sir. Eh no, è giusto. Contro ogni buon senso, i superiori hanno deciso di concederti un cavallo. Per prendere il pezzato grigio accanto al mio stallone. Abbi cura di lui. Ora, monta in sella e seguici. Ma non ha un bagagliaio sto cavallo? No? Non posso dargli un po' di roba? Balls! Come faccio a dare la roba al mio cavallo? Non lo so come si faccia. No, perché ha un po' di roba. No, come si fa a dare la roba al mio cavallo, raga? Come cazzo funziona questo gioco? Non c'è un mercante per strada con cui posso parlare? No, non credo. Però abbiamo un cavallo, guardate questo, è il lato positivo. Mal che vada trovo una cesta e abbandono temporaneamente la roba lì. Raga, un po' di ordine, su via. Sono io al comando, sono stato promosso.
Ho salvato il nobile. Tu cosa hai fatto? La guardia, quindi stai zitto. Io sono importante. Ho un cavallo. Lo vedi che bello il mio cavallo? Grigio? Probabilmente è un incrocio di qualche... qualche cavallo che hanno buttato via. Ma va bene lo stesso. Io ho un cavallo, voi no. Cioè, tu sì, però il mio è più bello. Guarda, è grigio. Voi ce l'avete marrone, come tutti gli altri. Il mio si differenzia nel colore. E questa è la bellezza. Minchia, quanto è lento sto cavallo, raga. È lentissimo. Corri, cavallo, corri. Galoppa verso la libertà. Chissà se posso utilizzare l'arco a cavallo. Posso utilizzare l'arco a cavallo? Non lo so. Sembrerebbe di no. C'è un mezzo mercante a cui posso vendere la mia roba, maledizione. Non posso né correre né far niente se sono estremamente equipaggiato. E qui nell'inventario non posso lasciare niente. Compagni? Cavallo! Oh! Cavallo, posso dargli la roba? No, aspetta un attimo, come funziona? Sposta nell'inventario. Oggetto equipaggiato. No, aspetta. No, come funziona? Forse ho capito. Sposta sul cavallo! Ah, oh, grazie a Dio, c'è allora. Allora, questo puoi indossarlo. Credo sia migliore di quella che ho io. No, questo è migliore, invece. Ok, sposta questo. Corta di scarica. Questa mi piace di più. Uniforme corta di scarica, mi piace molto di più. Aspetta, ma non l'avevo raccattata da un bandito? Sì, mi sa di sì. Mi sa che sono stati loro ad uccidere. Sono stati a scarica questi marrani, mi sa. Ok, visibilità 53, calzari borghesi. Ah, calza braca rossa, no. Calza braca cumana. Mi piace. Calza braca rammendata. Ah, apparentemente è migliore. Calotta imbottita. Dammi la calotta imbottita. Calotta. Perché è più bella. Rossa. Ok, sembriamo più un soldato adesso, ragazzi, se ci pensate. Abbiamo un bel aspetto. Il cibo sta andando a male, quindi ci tocca venderlo il più presto possibile. Al più presto possibile. Quindi vediamo come va a finire. E qui ci posso lasciare scheggia e sporca di sangue. Quindi è una cosa brutta. No, questa è migliore. Allora, lascia questa qui. Questa cos'è? Fammi vedere. Spada da caccia, maledizione. Non è una spada lunga. Questa è la spada lunga per fare la mia combinazione. Ok, quanto sono carico? 74 kg, di già. What the fuck? Sono ancora stracarico. Lasciane una. Spada da cavaliere, freccia lacerante. Ma anche queste pesano tanto? Sì, anche queste pesano. Non così tanto, ma anche queste pesano. Ma zio, cosa ho di così pesante? Orecchio cumano. Quanto vale l'orecchio cumano? Hai detto orecchio... Ah, no, aspetta. È un oggetto chiave. 100% di condizione. Questo non va male. Ok. È l'inventario, l'equipaggiamento che mi pesa così tanto. Sì, mi sa di sì. Questo pesa 4 kg. Ta 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 ta. Madonna. Pesa un botto tutto. Cibo. Sì, ho 69 kg di roba trasportata, ma non la devo tenere. Vabbè, almeno non sono più sovraccarico. No, sono io lì. No, mi rubare la posizione. Mamma mia, il mio cavallo è lentissimo, raga. Vabbè, comunque abbiamo scoperto come spostare la roba. Guardate il lato positivo. Abbiamo imparato a spostare la roba da cavallo all'inventario, quindi siamo tranquilli. Adesso, cosa posso fare se non seguire il mio padrone, il mio capitano? Capitano, ma aspetta, ma posso togliere... Sì. Oh! Padronanza insufficiente! Aspetta, quando equipaggio la spada mi metto il casco in testa? What? No, metti via la spada, amico. Metti via la spada. Hai capito? Questo gioco è stupendo. E l'arco? L'arco non ti piace equipaggiarlo? E ti fa schifo l'arco? Faccio sto arco di merda. Scusami, fratello mio. È che non ho capito io. E ti credi più figo di tutti gli altri? Freccia lacerante, sembra piuttosto cattiva la freccia lacerante. Mi chiedo se posso utilizzare anch'io lo scudo. È vero che ho raccolto anche uno scudo da un tizio, quindi magari posso utilizzare anche lo scudo per fare delle mosse contrattacchi stupendi. E mi spiace aver sprecato la mia abilità su l'affondamento, sapete, quello con la spada lunga. Magari quando avrò una spada lunga mi servirà. Ma come si corre? Ah, devo premere tante volte così. Devo premere tante volte Mayusk per correre veloce. Ok. Yeah. Ah no, semplicemente premo due volte maiusca e poi tengo premuto. Non serve neanche a premere tante volte. Ottimo. Meglio. Ma perché anch'io sono stanco quando galoppo così? Perché? Ah, siamo a Newhof. Sì, effettivamente il fumo è testimone di quello che sia successo. Guarda, non ci sono pure i cavalli per dilettarsi. Che bastardi. Però, questo è tranquillo.
Mezzo villaggio è morto. Questa, o sta vivendo tipo il panico più totale, tipo, perché ha visto tutti morire davanti a lei, oppure se ne sbatte altamente. Pazza, pazza la sorella. Lei non frega un cazzo. Siamo arrivati, segui gli uomini fino a Neuhof. Neuhof, però adesso che abbiamo un cavallo potremmo portarci cervi, potremmo portarci di tutto e di più alla città. Che vuol dire che è un metodo per fare adindirindina. Adindirindindina. E tra l'altro con la caccia abbiamo fatto anche dei soldini. Oddio, ci sarà un bel assalto. Hanno depredato semplicemente il posto, ma dicevano che hanno ucciso per dilettarsi, ma credo che abbiano anche rubato un bel po' di roba. Qualcuno li avrà mandati a divertirsi qua, no? Perché comunque il gigante Pelatone non è lui il capo, eh? Ha detto, al capo piacerà la mia spada. E questo. Ragazzo, hai una guardia, perché c'ha la tunica. Dov'è il tuo padrone? Nel recinto. Sì, è una guardia, è una guardia. Una guardia cagata addosso, ma è una guardia. Madonna mia. Che sta per succedere? Pure i coltelli da lancio c'hanno sti tizi. Marrani. Marrani. Crucifix. Buon Dio. Kind of beast could che do this? Questa è opera di un branco di bestie. È il sangue dei martiri. Sì, effettivamente uccidere i cavalli così impunemente è proprio... o per mandare un messaggio o per divertirsi, ma credo che sia più per mandare un messaggio. Cosa è successo qui? E perché? Qualcuno è entrato a nottetempo e li ha zoppati tutti. I nitriti dei cavalli devono aver svegliato il povero Radek, lo stagliere. E quando lui ha cercato di fermarli... Cosa? Non finisce la storia. E mio marito ha provato ad aiutarli. Credo che abbia tentato di salvarli, ma quei criminali hanno ucciso anche lui. Una volta finito, hanno dato le fiamme alle stalle. Le mie condoglianze più sincere, signora. Giuro che troveremo quei mostri e li puniremo a dovere. Quando sono arrivati, i cavalli erano ancora vivi. Abbiamo dovuto abbatterli tutti. Oh mio Dio. Li hanno solo feriti. Il dolore nei loro occhi. Non capivano perché qualcuno li avesse sottoposti a una tale crudeltà. Non rubato nulla? I cavalli? No. No, niente. Erano solo assetati di sangue. So, dai, alla fine sono morte due persone, poteva andare peggio, no? Did your husband quarrel lately? Vostro marito ha avuto degli alterchi di recente? Ha discusso sul prezzo di una sella. Ma nulla che possa giustificare un simile gesto. Viviamo in tempi bui. Oggi persone e cavalli sono più nobili degli esseri umani. Avete visto qualcosa? Quanti erano? Da che parte sono fuggiti? Che aspetto avevano? We saw no one. Non abbiamo visto nessuno. Has anyone tried to follow the trail? Qualcuno ha cercato di seguire le loro tracce? No. No, siamo rimasti qui a lottare we contro l'incendio. The blaze until now, and even if in ogni were, caso, cosa avremmo potuto fare di fronte a persone capaci di simili atrocità? Someone who could do this. Signora, le sue braccia le sta attraversando le gambe. Pox on it. Merci. Al diavolo! Mount up in quarter the area. Tornate in sella e si tacciate l'area. Dobbiamo scoprire dove si sono rifugiati. Cercate indizi e chiedete agli abitanti del posto se hanno visto qualcuno. Fuck! Diavolo! Must have at least caught sight of... Non possono essere passati inosservati. Magari. E io, capitano? What the hell you... Tu? Are you? A che diavolo vuoi servire tu? Tu resti qui. Vi prego, anch'io voglio rendermi utile. Potrei dare un'occhiata in giro e vedere se hanno lasciato tracce. Well... Oh, se proprio devi. Ma non intralciare gli altri. Non allontanarti troppo e torna qui non appena hai finito. Io invece troverò i banditi e li ammazzo tutti, senza pietà e senza vergogna e senza problemi. E non ho capito.